Allora, io sono Giovanni Lombardi e insegno all'Università di Pisa aerodinamica degli aeromobili e anche aerodinamica dei veicoli, quindi anche le automobili. Sono laureato in ingegneria aeronautica ormai da tanto tempo e diciamo, la mia carriera è sempre stata all'interno dell'Università di Pisa. Allora, quello che presento oggi e condivido schermo. Eccolo qua. Allora, l'aeronautica al top del mondo sportivo. Nel senso, io insegno nel corso di ingegneria aerospaziale come corso base e è chiaro che per illustrare il corso cosa comporta progettare un aereo è abbastanza facile da spiegare ed è ovvio che certi aspetti siano peculiari dell'aereo e quindi nella progettazione entri in maniera importante. In particolare l'aerodinamica è uno degli aspetti fondamentali, ovviamente, del progetto di un aeroplano. Quello che volevo evidenziare oggi è che non solo nel mondo degli aerei si parla di aerodinamica, interessa l'aerodinamica, ma questo anche in molti altri mondi, dall'ingegneria civile, progetto di edifici, di ponti, di condutture sottomarine, fino allo sport, e in particolare vedremo qualche aspetto legato alla vela per l'America's Cup e la Formula 1 per il mondo dell'automotive. Sono mondi, quello dell'automotive in particolare, in cui l'aerodinamica è molto importante e gli aerodinamici presenti nel mondo dell'automotive sono quasi esclusivamente provenienti dall'ingegneria aerospaziale, perché è lì che viene fatta l'aerodinamica più a fondo rispetto agli altri corsi. Quindi, con questa premessa, una brevissima premessa tecnica molto semplice sulle ali. L'ala è l'elemento che tiene sull'aereo, questo è il concetto fondamentale. Quindi io ho un'ala, questa è la sezione dell'ala, investita da una certa velocità con un certo angolo, ci sarà una certa forza, questa forza si usa a dividere in due componenti, quella nella direzione della velocità, che viene chiamata resistenza perché si oppone al moto, e quella in direzione perpendicolare alla velocità, quella che viene chiamata portanza perché porta sull'aereo. Quella è la componente della forza che riesce a tenere sull'aereo. La portanza, una curiosità anche al di là della specificità della presentazione, come nasce la portanza? Se noi vogliamo, questa è una sezione alare, un profilo alare, si vede qua, e queste sono le linee ricorrenti tracciate in galleria del vento, con dei fumi, avete visto un'immagine del genere spesso nelle pubblicità delle automobili, e si vede come le traiettorie delle particelle rimangono aderenti alla superficie del profilo, anche sia sulla parte inferiore che sulla parte superiore. Quindi, per capire perché nasce la portanza, facciamo riferimento a una lastra curva, eccola qua, investita da una certa velocità. Come saranno le traiettorie delle particelle? Vabbè, quelle che scorrono sulla superficie inferiore ovviamente fanno una traiettoria di questo tipo. Quelle sulla parte superiore, anch'esse seguono, come abbiamo visto dalla foto precedente, la forma del profilo. Perché? Perché l'attrito che si genera fra l'aria e la superficie del corpo tiene aderenti le particelle fluide alla superficie del corpo e quindi il flusso subisce questa rotazione. Questa rotazione che, se andiamo a richiamare una nozione che più o meno quasi tutti di voi dovreste già sapere, quantità di moto, cioè prodotto della massa per la velocità, se andiamo a prendere un volume di controllo di aria, nella sezione d'ingresso questo vettore, quantità di moto, sarà in questa direzione, quella della velocità, nella sezione di uscita sarà in quest'altra direzione, cioè il flusso esce ruotato dal profilo. Allora, se applichiamo un teorema abbastanza base, quella variazione della quantità di moto è la forza che agisce sul fluido, allora questa differenza fra questo vettore è la forza che agisce sul fluido. E per azione e reazione abbiamo quindi una forza uguale ed opposta che agisce sul corpo che è immerso nel fluido.
Questa forza ha una componente importante in direzione perpendicolare alla velocità. Quindi è questo il motivo per cui viene generata la portanza, perché riusciamo a far curvare il flusso verso il basso. Il fluido lo curviamo verso il basso e ovviamente abbiamo anche una componente di resistenza. Allora, la portanza è fondamentale nella discussione aerodinamica, così come la resistenza. La portanza la possiamo esprimere con questa formula, è un mezzo per la densità del fluido, per il quadrato della velocità del fluido, per la superficie dell'ala S, per un certo coefficiente che è chiamato coefficiente di portanza, L sta da lift, che in inglese vuol dire portanza. Questo coefficiente di portanza è sostanzialmente costante sia con la velocità che con la superficie e varia invece con l'angolo alfa che forma la velocità con la nostra ala. Quindi se noi cambiamo l'orientamento dell'ala, la mettiamo a più o meno elevato, un angolo più o meno elevato rispetto alla velocità, cambiamo il valore della portanza. Con un andamento che è tipicamente questo, se esprimiamo il coefficiente di portanza in funzione di quell'angolo alfa, a bassi angoli abbiamo un comportamento lineare e dopodiché la linearità viene persa a una certa incidenza fino a che non raggiungiamo un massimo, il famoso stallo dell'ala, che è il valore di portanza massimo che può essere generata da quell'ala. Altrimenti, se superiamo quell'angolo, la portanza, anziché aumentare, diminuisce. Parlando di resistenza, la formula di riferimento è assolutamente analoga, semplicemente abbiamo un coefficiente di resistenza e non di portanza, il pedice dista per drag, la resistenza in inglese è drag, anche in italiano si usa ragionare con la D e non con la R. Questo coefficiente di resistenza per corpi che viaggiano immersi in un solo fluido, quindi aerei, auto, sottomarini, è sostanzialmente costante con anch'esso come il coefficiente di portanza con la superficie e la velocità. Questo è importante nel nostro caso, parlando di barche a vela per l'America's Cup, non è vero per le navi e per le barche, e vedremo perché. Bene, finita l'introduzione aerodinamica. E allora, questi due argomenti facciamo prima, diciamo, quello automobilistico. Le auto da competizione. Ovviamente l'aerodinamica non entra solamente nelle auto da competizione. Nell'industria automobilistica ci sono molti ingegneri aerospaziali che si occupano di aerodinamica, perché l'aerodinamica è comunque per le auto da competizione particolarmente importante. Per le auto di serie, l'appunto BMW eccetera, è comunque molto importante, quindi il gruppo progettuale di aerodinamica è un gruppo importante nel progetto automotive. Qui abbiamo due esempi, questa è una macchina quasi di serie, poi modificata, è un GT2 come gruppo, vedete un importante alettone che non c'è nella macchina di serie, vedremo l'uso, lo scopo di questo alettone, e fino al top ovviamente dell'automotive da competizione, che è la Formula 1. Formula 1, che eccola qua, una bella foto dell'ultima versione della Ferrari, ha tutta una serie notevole di elementi aerodinamici, a partire da quello più evidente, l'alettone posteriore, che è un'ala, come quella dell'aereo, solo che è girata al contrario, perché mentre per l'aereo vogliamo la portanza verso l'alto, sulle automobili vogliamo che la forza verticale, la portanza, sia verso il basso, e quindi l'ala è rigirata. Però è un'ala assolutamente identica come concetto a quella degli aerei. Quindi alettone posteriore, alettone anteriore, abbastanza complesso come geometria, poi abbiamo altri elementi, questi sono i due principali, però abbiamo altri ali, questa è un'ala, così come la simmetrica ovviamente di qua, è un'aletta qua messa per dare un po' di carico. Qua abbiamo, queste più che ali sono deviatori di flusso per interagire con la scia della ruota, la ruota scoperta da una scia molto grossa, allora si cerca di indirizzarla verso le posizioni più opportune con questi elementi di deviazione di flusso. Altre ali, qui ci sono addirittura, vedete, l'estremizzazione, sono delle alettine molto piccole all'esterno dell'ala anteriore.
Così come ci sono delle alette qua, ci sono delle alette, vabbè, alette qua dietro, ma diciamo, ci sono i bracci delle sospensioni completamente carenati in maniera da ridurre la resistenza aerodinamica, perché un cilindro circolare fa molta resistenza e quindi viene carenato con una forma tipo ala per avere meno resistenza. Poi abbiamo un'altra funzione dell'aerodinamica, molto meno appariscente, ma fondamentale comunque, che è quella delle prese d'aria, perché anche le macchine normali, ma queste in particolare, hanno bisogno di una grossa capacità di raffreddamento, che il motore ha una potenza enorme, e quindi ci sono dei grossi radiatori da cui bisogna far passare l'aria. E quindi ci sono, vedete, delle prese d'aria, eccola qua, nella pancia, che prendono l'aria per farla passare dal radiatore. È chiaro che il funzionamento di queste prese d'aria, che è un aspetto strettamente aerodinamico, è fondamentale per la prestazione poi della macchina. Qui c'è un'altra presa d'aria, qui ci sono ancora delle alette. Quindi vedete, è piena l'automobile di elementi aerodinamici e senza parlare, lo vedremo poi nel dettaglio, il fondo della macchina, che è un altro elemento che è disegnato dall'aerodinamica, perché dà molto carico al freno. Quindi, diciamo, abbiamo visto quanti sono gli elementi dell'aerodinamica, per non parlare poi del fatto che le forme sono affusolate, eccetera, indirizzate anche per ridurre la resistenza. Quindi resistenza e portanza, carico verticale in genere si chiama in automotive, sono gli aspetti fondamentali che guidano il progetto aerodinamico, che è uno degli aspetti fondamentali del progetto di queste auto qua. Allora, una prima caratteristica da tenere presente parlando di automobili è che rispetto a un aeroplano esse fanno una scia molto più grande, perché sono l'aeroplano è un corpo molto affusolato, molto aerodinamico, fa delle scie sottili, mentre l'automobile è un corpo più, si chiamano bluff bodies, corpi tozzi, è un corpo con delle dimensioni, non è affusolato come forma, quindi lascia una scia, qui si vede una visualizzazione da una soluzione numerica, qui si vede come il flusso viene tutto arrotolato a valle della macchina, quindi come è complesso questo flusso, quanta energia ovviamente viene dispersa dal moto di queste particelle, energia che deve dare la macchina. E quindi quando la macchina, come si vede bene in questa foto, mette in moto un'enorme quantità di aria e quindi cede all'aria tanta energia, è chiaro che aumenta la resistenza. Quindi c'è questo fatto che l'automobile ha molta più resistenza dell'aereo. Allora, per vedere come mai l'aerodinamica, dove entra e quanto è importante, vediamo prima quali sono le forze che agiscono sull'automobile. Molto, molto semplice, perché cosa agisce? Agisce la forza peso, applicata nel suo baricentro. Poi ci sono le reazioni del terreno, la macchina è appoggiata sul terreno, quindi c'è una reazione del terreno sull'asse anteriore e una reazione sul terreno dell'asse posteriore. Poi ci sono gli attriti delle ruote, quindi l'attrito fra la ruota e il rotolamento fra la ruota e il terreno, e queste sono le forze che si scambiano, diciamo, col terreno a parte il peso. Poi ci sono le forze aerodinamiche. Forze aerodinamiche che abbiamo detto possiamo scomporre in una componente nella direzione della velocità del moto, quindi resistenza di, e una forza verticale, non si chiama portanza sull'automobile, si chiama forza verticale, ma è la stessa, cioè è la forza normale alla velocità. Quindi una forza verticale che qui ho disegnato verso il basso perché è così che la vogliamo, è così che è sulle auto da competizione. Poi l'ultima forza che abbiamo in gioco è ovviamente la spinta, che è applicata sull'auto da corsa normalmente, trazione posteriore, quindi applicata sull'asse posteriore. Queste sono le forze che agiscono sull'automobile. Possiamo divertirci a fare il bilancio nelle due direzioni, direzione verticale, il bilancio è che il peso più la forza aerodinamica verticale è uguale alla somma delle reazioni vincolari delle ruote sul terreno, RTA più RTP. In direzione orizzontale abbiamo che l'equilibrio è fra la superficie, scusate, la spinta S fornita dal motore,
è uguale a cosa? Alla somma della resistenza aerodinamica e delle forze di attrito generate dal moto delle ruote sul terreno, quindi D più RA più RP. Questo è l'equilibrio. Allora, possiamo andare a vedere perché l'aerodinamica cambia bene, cambia molto le prestazioni. Cominciamo da vedere cosa fa la resistenza. Allora, se riprendiamo il nostro equilibrio orizzontale che abbiamo appena scritto, cosa vediamo? Parliamo di consumi. Chiaro che se io ho una minor resistenza, allora ho bisogno di una spinta minore per andare alla stessa velocità e quindi consumo di meno. Allora uno può dire, vabbè, consuma di meno, cosa c'entra con la prestazione? Ma è chiaro che se io consumo di meno vuol dire che devo imbarcare meno benzina e quindi ho un minor peso da portarmi a giro e avere un minor peso vuol dire maggiori prestazioni. Quindi riuscire a diminuire la resistenza aerodinamica comporta una riduzione dei consumi che, se per l'appunto nostra con cui andiamo a giro è importante perché spendiamo meno, per le auto da competizione è altrettanto importante, non perché loro valgano i soldi, non ci valgano, ma perché le prestazioni aumentano se la macchina consuma meno. Ricordatevi che potete fare le domande quando volete e poi alla fine le riprendiamo. Bene, e quindi abbiamo visto un legame fra la resistenza e la prestazione in termini di effetti sul consumo. Altro aspetto, la velocità massima che possiamo raggiungere. Ora, qui c'è una formuletta, scusatemi, è l'unica che c'è. La potenza necessaria per vincere la resistenza aerodinamica è, per definizione di potenza, il prodotto della resistenza per la velocità a cui mi sto muovendo, quindi D per V. Se ci ricordiamo la formuletta per la resistenza, un mezzo rho V quadro Cd per S, e lo moltiplichiamo per V, otteniamo questo, un mezzo rho per S per V cubo per Cx, e qui l'ho chiamato Cx perché nel mondo automotive tipicamente il coefficiente di resistenza viene chiamato Cx, che è secondo l'asse X. Quindi questa è la formuletta. Possiamo divertirci a graficarla, mettiamo in un foglio Excel, non ci vuole nulla, e viene fuori, per esempio, questa figura qua, che ci dice per tre diversi valori di Cx crescenti, da 0,3 a 0,4, quanto è la potenza necessaria per vincere la resistenza aerodinamica. E allora, bene, chiaramente, comunque facciamo una tabellina, facciamo l'esempio che io abbia a disposizione 280 cavalli per vincere la resistenza aerodinamica, questo vuol dire che se c'è un Cx di 0,3, io faccio una velocità massima e riesco a fare una velocità di 300 km/h. Se io ho 0,35 riesco a fare 282 e se ho un Cx di 0,4 riesco a fare solo 270, che vuol dire il 10% secco in meno rispetto a quando ho una macchina che ha un Cx di 0,3 e non 0,4. Quindi c'ho un impatto abbastanza importante del coefficiente di resistenza sulla velocità massima che riesce a fare l'automobile, che quindi dipende, c'è tutte le discussioni, chi di voi segue i Gran Premi, che il rettilineo, la velocità massima, quello c'è il motore migliore, eccetera, però non è solo il motore, la potenza disponibile, che decide quanto riesce ad andare veloce la macchina, ma anche la resistenza aerodinamica che ha. Questione tipica, se la macchina è, calibrata, settata per andare bene nelle curve, e quindi vedremo con un forte carico verticale, ha più resistenza e quindi il rettilineo va meno e viceversa. Ok, quindi impatto sulla velocità massima. Altro aspetto legato alla resistenza è l'accelerazione, perché in fase di accelerazione vuol dire che io ho un eccesso di spinta, quindi la spinta è maggiore di quant'è la resistenza più le forze di attrito delle ruote. Questo eccesso di spinta, che qui ho chiamato F, è uguale, Newton, legge di Newton, alla massa per l'accelerazione. Quindi io posso scrivere quant'è l'accelerazione della mia auto. L'accelerazione della mia auto è questa qua, S meno, qui vedete in rosso, diviso M meno D diviso M. Quindi questa è la parte aerodinamica dell'accelerazione.
Questa è dipendente dall'aerodinamica, qualunque sia il valore della resistenza, quello è un numero fisso, mentre la resistenza aerodinamica incide su questo termine. E ovviamente più è bassa la resistenza aerodinamica e più grande sarà l'accelerazione. E quindi una maggior capacità di accelerare, che vuol dire ridurre significativamente i tempi. Spero che sia chiaro. Solito, ricordate che potete fare le domande per chiarire eventuali problemi. E allora abbiamo visto l'impatto della resistenza e passiamo ad analizzare invece l'impatto della forza verticale, quella che si ottiene come? Fondamentalmente con due metodi, attraverso delle ali vere e proprie, che normalmente sono quella posteriore e quella anteriore, che fanno una deportanza, perché vogliamo il carico verso il basso. E poi c'è un secondo effetto importante, che è quello l'effetto suolo. Macchine a competizione cercano di viaggiare più possibile vicino al terreno. Perché? Perché in questa maniera riescono a accelerare il flusso che viaggia sotto la macchina, sul fondo della macchina, il quale fondo è sagomato in maniera opportuna, e questo è un lavoro dell'aerodinamico, chiaramente con molti vincoli regolamentari, però l'aerodinamico cerca di disegnare al meglio la forma del fondo della macchina. In particolare si usa spesso quello che si chiama il diffusore posteriore, che dà un ulteriore contributo di accelerazione del flusso. Quello che succede è che se il flusso sotto la macchina scorre a velocità elevata, più parecchio più elevata di quella che è la velocità della macchina, il teorema di Bernoulli, più o meno dovreste sapere, ci dice che se la velocità è più grande della velocità della macchina, la pressione è più bassa. Pressione più bassa vuol dire essere in aspirazione, cioè il fatto che lì la velocità sia elevata fa sì che ci siano delle aspirazioni sul fondo che tengono la macchina attaccata al terreno e quindi danno un contributo forte al carico verticale verso il basso. Il fondo dà questo grosso contributo. Quindi questi sono fondamentalmente i due giochini che utilizziamo per dare carico verticale elevato. Perché vogliamo dare carico verticale elevato? Cominciamo dalla frenata. Io con la ruota vado a frenarla, cioè appoggio il disco, eccetera, quindi la forza frenante a cosa è uguale? Forza frenante, se questa ruota è caricata verso il basso con una certa forza verticale, quindi se la forza verticale è zero, è inutile che io cerchi di rallentare, non rallento. Sono sul ghiaccio, però slitto, se non c'ho forza verticale. Se c'ho questa forza verticale, che c'ho sempre, questa forza verticale fa sì che io abbia una forza frenante che è data dal prodotto della forza verticale che applico alla ruota per il coefficiente d'attrito, fra il coefficiente d'attrito volvente fra la ruota e il terreno. Quindi è chiaro che maggiore la forza verticale e più freno. Questa forza verticale, che quindi voglio il più grande possibile per frenare meglio, da cosa arriva? Beh, arriva dal peso della macchina, che si scarica sugli assi anteriore e posteriore, scusate, e dalla forza aerodinamica che ho creato. Quindi se io ho una forza aerodinamica verticale, questa mi aumenta la forza verticale che agisce sulle ruote e quindi io freno di più. Perché uno a questo punto gli potrebbe venire il dubbio, cioè, ma se io freno meglio aumentando quella forza verticale, io potrei anche zavorrare la macchina con 500 kg di piombo, la macchina mi pesa di più, questa forza verticale mi aumenta e quindi freno meglio. No, perché io aumento sì la forza frenante, ma ho anche aumentato la massa da frenare. E se vado a fare i conti, che ovviamente qui non facciamo, scopriamo che non solo non miglioriamo, ma peggioriamo. Perché? Perché io sì aumento la forza frenante, ma aumento di più, la quantità di massa, la massa da frenare. Mentre, e qui c'è il grosso vantaggio dell'aerodinamica in questo aspetto, io con questa forza verticale aerodinamica ottengo un effetto analogo, aumento la forza verticale che tiene premuta la ruota sul terreno, ma senza aumentare la massa, perché la forza aerodinamica è dipendente dalla massa. Quindi
questa forza verticale aerodinamica io riesco a migliorare il comportamento in frenata senza aumentare la massa da frenare e quindi tutto è guadagnato. Quanto? Possiamo divertirci a vedere questa figurina. Questa figurina al di là della macchina non prendete da riferimento perché questi sono dati per una Formula 1, quindi il caso estremo. È una Formula 1 di una ventina d'anni fa, quindi non è che siano i numeri di ora, però l'ordine di grandezza è quello. E qui c'è per diversi valori del carico verso il basso lo spazio di frenata. Per cui, per esempio, se parto da 250 km all'ora, questo mi dice in quanto mi arresto. Spazio da 250 km all'ora e ho la macchina senza carico verticale, coefficiente di forza verticale uguale a zero, io mi arresto in 120 metri, un pelo di più. Se do un carico verticale con un coefficiente meno 1, che è anche basso per la Formula 1, ma per un GT2 comincia a essere una cosa abbastanza importante, lo spazio di frenata mi si riduce a 106-107 metri. Cioè mi si riduce di 13-14 metri e se vado a meno 2, che è un carico tipico della macchina tipo Formula 1, la Formula 1 sviluppa dei carichi verticali complessivi che sono dell'ordine del doppio del peso dell'automobile. Abbastanza impressionante. Con questi carichi lo spazio di frenata scende da oltre 120 a poco più di 90 metri, quindi abbiamo una netta riduzione dello spazio di frenata. Quindi un minor tempo sul giro. Faccio prima. Un ragionamento del tutto analogo sia in curva, cioè la macchina curva perché? Perché c'è l'attrito, questa volta in direzione centripeta, fra il pneumatico e l'asfalto, che genera quella forza centripeta che fa curvare la macchina. Quindi il ragionamento è assolutamente analogo a quello della frenata, solo coefficiente d'attrito è diverso, è quello trasversale invece che quello longitudinale, però è esattamente uguale. Io aumento questa forza centripeta perché carico di più la ruota, la pigio di più verso il terreno, senza aumentare la massa che devo far curvare, perché altrimenti non otterrei nulla. E andando sui numeri, eccolo qua. Questa è la stessa situazione di prima. Se per esempio voglio fare una curva con un raggio di curvatura di 200 metri, se ho la macchina neutra, senza carico verticale, io riesco a farla a una velocità di circa 150 km/h. Se gli do meno 1 di carico verticale come coefficiente, arrivo intorno ai 180 km/h. E se vado addirittura a meno 2, quindi vado sulla Formula 1 per intendersi, ottengo qualcosa dell'ordine dei 230-240 km/h, quindi con un aumento notevolissimo rispetto al caso di macchina senza carico aerodinamico. Riepilogando, ah no, scusate, poi c'è un altro aspetto fondamentale che è quello che abbiamo detto nell'introduzione a questo blocco del raffreddamento. Allora, se io considero i radiatori che mi raffreddano il motore, è chiaro che se io faccio passare una maggior quantità di aria attraverso il radiatore, aumento le sue capacità di raffreddamento. Quindi il raffreddamento è maggiore, di conseguenza le temperature del motore le mantengo più basse, oppure se volete posso vederlo nel senso che posso ridurre la dimensione del radiatore per avere le stesse temperature. In ogni caso, io ho che, diciamo, prendendo riferimento alla diminuzione di temperatura del motore, ho un maggior rendimento del motore. Altro aspetto sempre di raffreddamento, qui c'è una macchina come quella di prima, una macchina di serie, non una macchina, diciamo, Formula 1. Qui vediamo che però si cerca di fare dei condotti, e qui sono abbastanza evidenti questi condotti, dei condotti in maniera tale da portare quanta più aria possibile nella zona dei dischi freni, in maniera che hanno sempre problemi di surriscaldamento sulle macchine a competizione, non solo appunto. E quindi cerchiamo di portarci più aria possibile in maniera da raffreddare i dischi freno, in particolare in maniera che raffreddando maggiormente io mantengo le temperature più basse e mantengo una maggior capacità di frenata.
Vedete, nel Gran Premio a volte le macchine improvvisamente decidono in un giro di perdere un secondo o due perché? Perché devono raffreddare i freni molto spesso, per cui le curve le devono affrontare meno con un impeto minore, perché la capacità frenante hanno surriscaldato i freni e quindi non riescono più a frenare come prima. Riepilogando, gli effetti aerodinamica come li possiamo condensare? Allora, termini di resistenza, noi abbiamo un consumo ridotto e quindi un minor peso, un incremento della velocità massima e una maggiore accelerazione. Tutti e tre fattori che ovviamente danno un miglior tempo sul giro. Così come l'effetto della forza verticale aerodinamica verso il basso fa sì che lo spazio di frenata venga ridotto, la velocità in curva venga invece aumentata. E questi due fattori portano un notevole miglioramento del tempo sul giro. E infine, parlando di raffreddamento, noi abbiamo un miglior rendimento del motore e uno spazio di frenata ridotto anche per questo fatto, oltre che per questo, e quindi tutto, diciamo, comporta una riduzione del tempo sul giro. Va bene, qui ho completato questo brevissimo excursus sul mondo dell'automotive, e allora passiamo a un altro mondo completamente diverso. Qui i motori non ci sono, parliamo di barche a vela. In particolare, il top delle manifestazioni veliche è la Coppa America, che fra l'altro è il trofeo ancora in palio più antico al mondo, è dal 1851 che è in palio. E nell'ultima edizione, che probabilmente diversi di voi avranno seguito per le avventure di Luna Rossa. Le barche erano queste barche qui, chiamavano gli AC-75, si chiamano, e hanno una caratteristica che si vede benissimo dalla foto: non galleggiano. Noi siamo abituati a pensare a una barca come un oggetto che galleggia, e questo invece vola. Vedete che non è che sta in acqua, lo scafo sta tutto fuori, in acqua ci infila solo questo braccio a cui poi è attaccato il cosiddetto foil, è quello che mantiene la barca su. Barche estremamente interessanti da un punto di vista tecnologico, con tantissima aeronautica dentro, non solo l'aerodinamica, ma tutti i sistemi di controllo, i materiali, eccetera, così come nel mondo automotive, della competizione, moltissime cose sono di derivazione aerospaziale. E cerchiamo di capire come funziona questa barca, perché insomma è un argomento che mi hanno chiesto in tantissimi, avendo io la passione per la vela e essendo un aerodinamico. La gente, quando ha un problema di questo tipo, viene da me e mi dice: scusa, ma mi spieghi come fanno a volare queste barche? E allora ho detto: va bene, spieghiamolo anche in questo seminario. Come fa questa barca a star su? Allora, e quanto dà di incremento di prestazioni? Allora, c'è un primo problema per le barche normali, quelle che stanno in acqua. Abbiamo che a questo punto la nostra barca non si muove più in un solo fluido come l'aereo o l'automobile, ma a cavallo di due fluidi diversi, aria e acqua. Questo fa sì che si crei quella che si chiama una resistenza d'onda. Cos'è la resistenza d'onda? È, diciamo, concettualmente abbastanza semplice. Io ho lo scafo che si muove attraverso i due fluidi, aria e acqua. Sulla superficie libera, il moto della barca produce delle perturbazioni di pressione sulla superficie, che danno luogo a un treno d'onde, che si vede molto bene qui, l'onda creata dallo scafo che viaggia. Chiaro che questo treno d'onde è caratterizzato da acqua che si muove, e quindi ha un contenuto energetico. Questo treno d'onde ha un contenuto energetico. Mentre la barca si muove, deve portarsi dietro questo treno d'onde, e quindi è chiaro che deve dargli all'acqua l'energia necessaria perché questo treno d'onde venga mantenuto. Quindi il fatto che il mio treno d'onde abbia dell'energia significa semplicemente che è la barca che gli deve dare questa energia. Quindi la barca vede questo fenomeno fisico della creazione di questo treno d'onde come una resistenza, che si chiama resistenza d'onda, che è tipica delle navi e delle barche. Allora, la resistenza d'onda, quindi quello che abbiamo è che il nostro coefficiente di resistenza non è più costante. E se andiamo a vedere il coefficiente di resistenza d'onda, ha un andamento tipico in questa maniera, cioè alle basse velocità la resistenza d'onda è molto bassa. Perché? Perché le onde che crea lo scafo quando si muove a bassa velocità sono molto piccole. Man mano che aumenta la velocità, l'onda
diventa sempre più alta e quindi con un maggior contenuto energetico e quindi la resistenza d'onda aumenta e aumenta con una potenza della velocità che è alla quarta, grosso modo. Quindi, mentre sull'aereo e sull'automobile la resistenza va con il quadrato, cresce con il quadrato della velocità, sulle barche che navigano in dislocamento, si dice, cioè con una parte immersa in acqua, abbiamo che la resistenza va con la quarta potenza, cresce con la quarta potenza della velocità, molto più rapidamente. E questo crea per le barche in dislocamento una specie di muro, cioè una velocità limite oltre la quale lo scafo non può andare perché la resistenza è eccessiva. Qui si vede bene una specie di muro, un aumento impressionante di resistenza. Questo è il problema delle barche, il limite delle barche che viaggiano normalmente, è con una parte in acqua. Allora, noi ci siamo divertiti come gruppo a fare i conti per quello che sarebbero la resistenza e quindi le prestazioni di uno scafo tipo AC-75, questo qua, però in configurazione classica, vuol dire con il bulbo. Il bulbo è questo affare qua in fondo, che è in piombo in genere, che deve essere il più pesante possibile, che serve ad abbassare il baricentro. Vedremo fra un po' pochissimo perché. E che pesa più o meno quanto il resto della barca, cioè circa il 50% del peso di una barca da regata di questo tipo è qua giù, concentrato qua in fondo del bulbo. E quindi la barca tipo AC-75 con il bulbo, configurazione classica, ha un peso intorno ai 15.000 kg. E questa è curva della resistenza, è la componente di resistenza d'attrito, la componente di resistenza d'onda, che cresce molto più rapidamente dell'attrito. Poi c'è una piccola parte di resistenza dell'aria, c'è l'aria che scorre sull'equipaggio, sull'attrezzatura, eccetera, che però a queste velocità, un 9 circa mezzo metro al secondo, sono abbastanza basse, abbastanza trascurabili. Quella nera è la resistenza totale. Ora, avendo la resistenza valutata, i dati a disposizione, avendo la resistenza, possiamo fare il conto di quant'è la potenza necessaria. Basta moltiplicare, come detto prima, per la barca e come l'automobile, fare la resistenza per la velocità e otteniamo la potenza necessaria al moto. Quanto vale? Eccola qua. Vedete, questa è espressa in cavalli e vedete che si parla di migliaia. Cioè, sono potenze. Questa curva cosa ci dice? Che se io con la mia barca classica voglio arrivare a 19, se ho 100 cavalli a disposizione, che è grosso modo una macchina di questo tipo, riesco a fare 19 nodi. Per arrivare a 27 nodi ho bisogno della potenza tipica di una macchina di questo tipo, cioè una macchina di alte prestazioni, che poi sono 360 cavalli utili, quindi la macchina vuol dire che ne avrebbe parecchi di più installati. Se poi volessi sforare il muro ai 30 nodi e arrivare a 31, avrei bisogno di 620 cavalli di potenza, che voglio dire una Formula 1, scusate. E avere la potenza di una Formula 1 dalle vele è impossibile. Quindi noi siamo con le barche classiche in questa zona qua. È interessante di per sé, comunque ci serve ora vedere da dove la barca tira fuori la propria forza propulsiva, la barca a vela, che è una domanda che anche questa mi fanno spesso. Allora, io ho la barca che si muove con una certa velocità. C'è un vento in una certa direzione, una certa intensità, eccolo qua, il quale vento va su questa vela che è un'ala, perché l'ala è una, scusate, la vela è un'ala a tutti gli effetti, esattamente come l'ala di un aereo concettualmente. Quindi ho la resistenza e in direzione perpendicolare la portanza generata da quest'ala. Ho quindi una forza totale che posso scomporre in due direzioni, quella longitudinale, che è quindi una forza propulsiva. Questa è la forza che mi fa avanzare la barca e questa è la spinta, che sarà equilibrata dalla resistenza della barca. Poi, sfortunatamente, ho quest'altra componente in direzione perpendicolare all'asse della barca, che è la forza laterale, in direzione laterale. Sfortunatamente perché ci dà delle grosse limitazioni, che vedremo subito. Ora, la forza laterale ovviamente va equilibrata, perché se no questa situazione di moto non può essere realizzata. Per equilibrare questa forza laterale si usa quella che si chiama la deriva, che è un'ala,
pure lei, qui siamo pieni di ali dappertutto, quindi l'aerodinamica conta molto. Questa è un'ala che fa una portanza che dal punto di vista di questa figura è una forza laterale, e qui c'è l'ala che fa una portanza in direzione perpendicolare alla velocità. E questa è la forza laterale lato acqua, perché questa sta ovviamente immersa in acqua, che equilibra la forza laterale sulle rene. Questa situazione sembra tranquilla, sembra in equilibrio, fino a che non andiamo sull'altro piano. Quindi vediamo la barca da dietro o da davanti. Cosa mi succede? Io ho la mia forza laterale sulle vele, che ovviamente è a una certa distanza dall'acqua, che è equilibrata dalla forza laterale della deriva, che è sott'acqua. Quindi è chiaro che queste due forze sono sì equilibrate, ma in intensità, però non sono allineate, quindi danno una coppia. Io ho un momento sbandante che è dato dal prodotto della forza laterale per questa distanza verticale qua. Questo cosa mi fa? Mi fa sbandare la barca, infatti avete presente che le barche a vela viaggiano normalmente sbandate, perché questo crea un momento sbandante. Questo momento sbandante che è dato da questo prodotto fa sì che la barca si inclini di un certo angolo teta fino all'equilibrio. L'equilibrio si ottiene quando questo angolo teta è tale da far sì che i due effetti che si creano con lo sbandamento, che sono il baricentro viene spostato nella figura verso sinistra, quindi il peso viene applicato più a sinistra, mentre la spinta di Archimede si sposta verso destra, quindi si crea questa distanza orizzontale che dà un momento raddrizzante e quindi la barca rimane in equilibrio. Chiaramente io ho un limite massimo, cioè non posso fare teta a 90 gradi, avrei la barca sdraiata sull'acqua, limite pratico intorno ai 30-35 gradi, oltre i quali non si può andare. Questo limite quindi sullo sbandamento si traduce in un limite massimo sulla forza laterale che posso reggere. E la forza laterale quanto vale? Considerando un valore tipico fra 2-3 volte la spinta, sulla mia barca a 25 nodi avrei circa 5 tonnellate di forza laterale, che vuol dire che avrei applicato a una certa altezza sull'albero una forza laterale, quindi in questa direzione, data da un grosso elefante, perché un elefante di 5 tonnellate è un grosso elefante. Chiaramente è impossibile, non riusciamo a tenere questi momenti sbandanti. Allora, quello che si può fare è introdurre quelli che si chiamano i foil, foil che sono ali, sono in tutto e per tutto delle ulteriori ali, dicevo, siamo pieni di ali. Concetto è semplice. Guardiamo l'equilibrio verticale della barca. Nella configurazione classica l'equilibrio verticale viene fatto tra il peso, che abbassa la barca, e la forza di Archimede, di galleggiamento, per cui la barca si affonda nell'acqua fino a che il volume immerso non è tale da dare una spinta ad Archimede uguale e contraria al peso. E questo è l'equilibrio. E quindi è necessario avere una parte della barca, dello scafo, immersa dentro l'acqua. Se uso i foil, l'equilibrio, la forza verticale invece di equilibrio del peso lo ottengo mettendo un'ala in acqua. Quest'ala mi darà una certa portanza che è quella che mi equilibra il peso. Quindi l'equilibrio è fatto dalla portanza generata da quest'ala, il foil, immerso in acqua. Questo cosa mi comporta? Mi comporta che lo scafo a questo punto può benissimo non essere immerso nell'acqua, come abbiamo visto nella foto di una rossa, perché la spinta di Archimede non mi serve più. E quindi posso uscire completamente con lo scafo dall'acqua facendo sparire la resistenza d'onda in particolare, ma anche la resistenza d'attrito dello scafo. Un video spero che si veda, in cui si vede il sollevamento, la barca accelera, aumenta la velocità fino ad arrivare a una velocità abbastanza alta da far sì che l'ala immersa, il foil, dia una portanza uguale al peso e quindi la barca esce dall'acqua. Il momento raddrizzante è un altro fattore importante positivo, perché in questo caso è chiaro che il momento raddrizzante va comunque garantito, ma se noi mettiamo in acqua solo uno dei due foil, non tutti e due, abbiamo che la portanza è sbilanciata come direzione rispetto al peso, è molto fuori e dà
mettendolo da questa parte rispetto al vento, quindi sottovento, un momento raddrizzante che, come per la barca classica, è data dal peso moltiplicato la distanza H orizzontale, che però ora, mentre prima era dell'ordine dei 60-80 centimetri, ora siamo a 4-5 metri. Quindi abbiamo un momento raddrizzante che è estremamente più grande di quanto non sia nella configurazione classica. Questo vuol dire che la forza laterale che posso reggere è un ordine di grandezza maggiore, quindi la spinta che posso utilizzare è molto maggiore. Facendo due conti, questa era la resistenza della configurazione classica, e queste sono le resistenze per la configurazione in foglia. Vediamo che quella d'onda e quella di attrito, eccole qua, a una certa velocità, noi abbiamo supposto che 20 nodi fosse la velocità di sostentamento, questa velocità chiaramente spariscono perché la barca esce dall'acqua. Questa invece è la resistenza del foil, un andamento un po' strano, mentre questa è la resistenza dell'aria, che arrivando a queste velocità è molto più importante. Questa è la resistenza totale, somma delle quattro. Abbiamo la resistenza dell'aria, è circa un quarto di quella totale, tant'è vero che tutte le barche dell'ultima edizione Coppa America hanno carenato tutto il più possibile l'equipaggio, perché le teste dell'equipaggio che uscivano fuori davano molta resistenza, hanno carenato tutto. Se prendiamo questa curva e andiamo a fare lo stesso giochino fatto per la barca classica, resistenza per velocità, potenza, questa era la potenza necessaria per la barca classica, questa è la potenza necessaria con i foil. Facendo un esercizio, partendo dal fatto che i 50 nodi sono le velocità più o meno ottenute con gli AC75, in effetti hanno fatto fino a 53 nodi, vuol dire che sono stati capaci di sviluppare una potenza dell'ordine dei 300 cavalli, un'esagerazione di potenza. Con la stessa potenza una barca classica avrebbe fatto la metà, 25 nodi, in effetti non riuscirebbe a reggere lo smandamento e quindi rimarrebbe confinata fra i 15 e i 20 nodi. Quindi le prestazioni con i foil sono più che raddoppiate rispetto a una configurazione classica. Bene, io a questo punto ho finito, tanto vi ringrazio per l'attenzione. Hai mai aggiustato una Ferrari? Se sì, cosa? Allora, vabbè, penso di capire più o meno aggiustato, non faccio il meccanico, quindi non è che abbia aggiustato la Ferrari. Abbiamo lavorato con Ferrari moltissimo. Allora, voi considerate che come dipartimento abbiamo una convenzione con Ferrari dal 2000, già da prima che lavoravamo con Ferrari, ma dal 2000 abbiamo formalizzato una convenzione per cui il dipartimento è, diciamo, quella che loro chiamano antenna tecnologica nel mondo dell'aerodinamica. Non è una convenzione con la Formula 1, è una convenzione con la gestione industriale, quindi le barche, le macchine di produzione normale, però sono oltre 20 anni che noi collaboriamo con loro per l'aerodinamica delle loro macchine. Saltuariamente abbiamo anche delle collaborazioni con la gestione sportiva, però, per esempio, l'ultima che è ancora in corso, sono su procedure, su tecniche di misura in galleria del vento. Con la gestione sportiva è possibile lavorare sul progetto vero e proprio perché hanno dei tempi troppo stretti, però qualcosa ci facciamo. Voi tenete presente, ormai avete introdotto la Ferrari, io ho più di 60 ingegneri laureati con una tesi fatta con me che hanno lavorato e ancora lavorano in Ferrari, quasi tutti, oltre 60. Il primo è stato l'ingegner Fedeli 25-26 anni fa, e da allora, in tutti questi anni, oltre 60 ingegneri laureati a Pisa sono andati in Ferrari a fare l'aerodinamico, più ce ne sono altri che sono andati per altre specie. Costruito un aereo, sì, nel senso, l'aereo è un progetto che non possiamo pensare fatto da una singola persona, cioè, così come anche l'automobile, peraltro, no? C'è un team di lavoro, cioè, Airbus c'ha qualche migliaio di ingegneri. Poi
Quindi, diciamo, io ho collaborato per pezzetti dell'aerodinamica anche su aerei, diciamo, normali, per intendersi, però ho anche sviluppato come aerodinamica quelli che sono, si chiamano gli unmanned, gli aerei piccoli, che sono molto più semplici come gruppo di lavoro, quindi quelli che sono, diciamo, concettualmente degli aeromodelli che però fanno delle missioni di sorveglianza, eccetera, e su quello ci abbiamo lavorato molto. Però anche sugli aerei normali ci abbiamo lavorato, non è la cosa primaria per quanto ci riguarda. La terza domanda, Dario: quali sono gli sviluppi sui pezzi aerodinamici futuri su cui si sta lavorando ora? Non so se relativamente alle automobili o alle barche, oppure sugli aerei, diciamo, lo sviluppo aerodinamico. Diciamo, sugli aerei l'aerodinamica è abbastanza matura, nel senso le forme ormai sono abbastanza standard e il lavoro è più un lavoro di rifinitura, di ottimizzazione. Per quanto riguarda le automobili, il lavoro è molto su quello che riguarda la forma delle automobili, con due indirizzi un pochino diversi sulle automobili di alte prestazioni, quindi sia quelle da competizione, ma anche, per rimanere sulla Ferrari, le Ferrari di serie, viene data particolare importanza al carico verticale, cioè per come funzionano quelle automobili preferiscono avere più carico verticale pagando anche un po' di resistenza. Ma vogliono tanto carico verticale, quindi c'è molta ricerca nello sviluppare delle soluzioni, sia nella forma di base della macchina, sia nell'utilizzare dettagli, le bavette anteriori, le bavette davanti agli scivoli, disegni particolari del fondo con soffiaggi, tutte tecniche provate. E quindi su quel tipo di macchine lo sviluppo in questa direzione con un occhio alla resistenza, ma solo di contenimento. Sulle macchine più normali, invece, lo sviluppo riguarda essenzialmente la resistenza. Diciamo che grazie all'aerodinamica, diciamo negli ultimi 30 anni, il coefficiente di resistenza dell'automobile è passato da essere qualcosa dell'ordine di 0,37-0,38 a essere qualcosa come 0,27-0,28. L'ultima generazione di automobili sta sotto a 0,3 tranquillamente come coefficiente di resistenza, che vuol dire una diminuzione notevole sia dei consumi sia dell'impatto ambientale, perché ovviamente i gas di scarico che emanano queste macchine sono molto inferiori a quello che facevano 30 anni fa. Ok, e poi sono ancora Anonymous. La domanda è: nelle macchine di Formula 1, l'halo, cioè la protezione che hanno i piloti davanti alla testa, crea delle variazioni della forza verticale? Risposta: sicuramente sì, ma non è un oggetto diretto di indagine perché quello è vincolato dal regolamento. Quelle devono essere in quella maniera, punto e basta. Quello che può essere successo è che la presenza di quello modifica il flusso intorno al resto della macchina e quindi magari ha modificato un po' la forma della macchina per essere ottimizzata nella zona in cui ci sono quella LO. Però di per sé quello non può essere modificato, quindi uno se lo tiene così com'è. Poi Alessio, quindi il peso del mezzo influenza in maniera completamente diversa la velocità da raggiungibile in auto o in barca? Beh, sicuramente in maniera diversa. In entrambi i casi comunque il peso è il nemico numero uno, sia in automobile che in barca più che in automobile, però il peso è comunque una cosa da combattere, tant'è vero, ormai le macchine a competizione sono completamente in carbonio, così come le barche da competizione. La foto che avete visto di Luna Rossa, se c'è un pezzetto che non è in carbonio è perché è un acciaio super speciale per reggere dei carichi enormi, però il 99 passa per cento della struttura della barca di Coppa America è carbonio. Il peso è sicuramente un nemico.
è un nemico in tutti e due i casi per motivi diversi, per la barca, per la resistenza d'onda e per gli AC-75, che però, attenzione, gli AC-75 sono una cosa particolare, il peso è vincolato dal regolamento, così come anche la Formula 1 ha un peso vincolato dal regolamento, quindi diciamo non c'è grossi margini. Allora, Anonymous, mi sembra l'ultima domanda, che facoltà bisogna frequentare per acquisire queste conoscenze in campo aerodinamico? La risposta è banale, ingegneria aerospaziale. Non perché insegno ingegneria aerospaziale, io insegno anche ingegneria dei veicoli, però ingegneria dei veicoli, per quanto l'aerodinamica sia nel programma di studio come obbligatorio, è un corso semestrale. Perché l'ingegneria dei veicoli, l'aerodinamica è una cosa sì importante, ma come tante altre. Quindi chi fa ingegneria dei veicoli fa aerodinamica in un semestre. Ingegnere aerospaziale fa come minimo due corsi annuali, quindi già 4 volte tanto. Se poi fa l'indirizzo aerodinamico, fa anche altri 3 o 4 corsi semestrali, quindi fa 7-8 volte l'aerodinamica che fa ingegnere dei veicoli. Poi non so in quanti altri corsi di studio ci sia l'aerodinamica, ma non mi sembra che ci siano. Quindi è chiaro che la formazione aerodinamica che ha un ingegnere aerospaziale, soprattutto con l'indirizzo aerodinamico, è molto superiore a quella che ha un ingegnere dei veicoli o, a maggior ragione, un ingegnere meccanico o elettronico. Quindi, se voi andate nel mondo anche automotive, non solo negli aerei, ma anche automotive, cioè dove l'aerodinamica entra nel progetto, l'aerodinamica è fatta da ingegneri aerospaziali. C'è quasi un'esclusiva totale. Diciamo, io conosco centinaia di aerodinamici italiani ed esteri, e di questi, così a occhio, mi sembra che siano due. Io ne conosco due che non sono ingegneri aerospaziali perché sono laureati in fisica. Tutti gli altri sono aerospaziali perché? Perché sono quelli che sono più preparati e le ditte, le industrie, quando cercano l'aerodinamica, non è che si mettono a fare chissà quali selezioni, cercano ingegneri aerospaziali. Ok, penso di aver risposto. Non so se ci sono, mi sembra ci siano altre domande, Carlotta. Forse ne è arrivata un'ultima. Ah, eccola. Per entrare nel mondo del motorsport, quale corso di studio è preferibile seguire? Allora, se volete entrarci come aerodinamico, ho risposto appena ora, ingegneria aerospaziale. Se volete entrarci più sull'argomento macchina, quindi il telaio, il motore, l'elettronica, eccetera, diciamo che c'è il corso di laurea che è ingegneria dei veicoli, che è quello che racchiude un po' tutte queste informazioni. Se comunque andiamo a vedere come sono i team progettuali, ho esperienza diretta anche di Ferrari, diciamo che ci sono un pochino tutti, nel senso che un team anche sportivo di automobili ha bisogno degli aerodinamici, ma ha bisogno ovviamente dei telaisti, ha bisogno dei motoristi, ha bisogno degli elettronici, ha bisogno dei matematici per fare l'analisi dei dati che fanno moltissimo. Quindi sono tantissime specializzazioni che sono essenziali in un team di auto sportive. Quindi non c'è. Il motorsport è quello che posso dire che ci sono dei corsi di laurea tipo ingegneria dei veicoli che inquadrano abbastanza tutti gli aspetti senza fare una super specializzazione su un argomento, cosa che normalmente è ben vista a livello, diciamo, industriale. E poi ci sono, parlando di motorsport, ci sono dei master post laurea che sono indirizzati apposta a specializzare sul motorsport, quindi è quasi una despecializzazione, cioè prendere l'ingegnere elettronico, il matematico, l'ingegnere meccanico, l'ingegnere aerospaziale e fare il contrario, cioè spiegargli
l'insieme della macchina da corsa, come si comporta, in maniera che poi queste figure, da qualunque parte provengano, vengano inserite con profitto all'interno di un team sportivo. Va bene, allora io ringrazio tutti per l'attenzione.